Bisogna vedere qui se l'integrale indefinito di coseno omega t più phi è seno omega t più phi più c. Non lo è. Se lo fosse, derivando l'integrale indefinito, quindi derivando seno omega t più phi più c, dovremmo ottenere coseno omega t più phi. Invece otteniamo anche omega a moltiplicare davanti. Quindi otteniamo omega coseno e non semplicemente coseno. Infatti, se andiamo a risolvere questo integrale, moltiplichiamo e dividiamo per omega, in modo che qui compaia il differenziale non di t ma di omega t più phi. Adesso quindi abbiamo coseno di zeta di zeta, zeta è omega t più phi e è il de sen zeta. Quindi il risultato è 1 su omega sen zeta, cioè 1 su omega sen omega t più phi più c. Infatti se andiamo a derivare questa espressione rispetto a t, otteniamo il coseno di omega t più phi. In quanto l'omega che va davanti a coseno si semplifica con omega al denominatore. Quindi abbiamo riottenuto la funzione integranda. Quindi l'integrale indefinito di questa funzione non è sen omega t più phi più c, ma è sen omega t più phi diviso omega più c.